Paolo e Giovanni. Io uso il microfono. Allora, no, io sono una veste insolita da quella che di solito mi vedete. Oggi sono in qualità di presentatore, nel senso che ho letto il libro, ho letto anche lavori fatti in passato da Giovanni Fasanella e attraverso Facebook, vi spiego in due minuti come l'abbiamo invitato, mi interessava l'argomento, attraverso Facebook l'abbiamo contattato, lui ci ha detto di sì praticamente subito, e è stato disponibilissimo e insomma abbiamo spiegato un attimo che eravamo una biblioteca nascente all'epoca perché non è ancora stata inaugurata e l'abbiamo invitato. Tra l'altro il libro era appena uscito e una notizia buona soprattutto, grazie, buona soprattutto per lui sta per essere rieditato, nel senso che è la seconda edizione, quindi vuol dire che è un libro che va bene, che funziona, è interessante e affronta temi che insomma in questo paese non sempre sono di facile presa, perché li affronta in una maniera un po' diversa dai termini soliti. Abbiamo avuto anche la fortuna che venerdì all'uscita di Panorama, lui è un giornalista di Panorama, quindi la concorrenza l'ha sponsorizzato, possiamo dire così. Però posso dire che sono arrivato a Panorama prima. L'Espresso ha fatto un bel articolo elogiando un articolo di Lirio Abbate, tra l'altro, che è un esperto per questi temi, elogiando il libro per la documentazione. Io la giornata di oggi, visto anche la platea, come c'è persone che possono essere interessate all'argomento o agli argomenti che si affronteranno oggi, la farei a domande e risposte, ma soprattutto, anche se il pubblico non è numeroso, ma tutte persone che insomma conosciamo e so che possono essere interessate, quindi vuole essere anche un dialogo tra di noi. Io partirei dalla domanda conclusiva dell'articolo di Abbate, mi è venuto in mente adesso, nel viaggio non te l'ho detto. Allora, il libro affronta i 150 anni della storia italiana sotto un altro profilo, cioè dal punto di vista del rapporto tra Stato e mafia, quindi un profilo totalmente diverso, e parte dall'Unità d'Italia per arrivare ad oggi. Io parto dalla fine invece, perché Lirio Abbate nel suo articolo lascia un interrogativo finale. Nel libro in pratica viene spiegato il ruolo che ha avuto il generale Mori nella trattativa Stato-Mafia. E Lirio Abbate elogia il libro, ma finisce con una piccola critica, possiamo dire così, dicendo che in pratica il generale Mori è stato prosciolto. Non lo dice, però si lascia il libro, dice che è stato prosciolto dall'accusa di non essere entrato nel covo di Totoraina e che nel libro viene liquidato in poche righe. Allora io, oltre al saluto che darai, ti lascio con questa domanda, poi andiamo avanti così. Buonasera, allora io sono io che ringrazio voi per l'invito e per avermi fatto conoscere un posto bellissimo dove l'anno prossimo tornerò in vacanza, ve lo dico subito, spero con un altro libro che potremo parlarne. E, vabbè, insomma, hai voluto cominciare subito con una puntura di spillo, e va bene, allora posso? L'Espresso dice innanzitutto che è un grande lavoro di ricerca storica che raccoglie anche importanti testimonianze inedite eccetera eccetera, e poi vabbè c'è questo finale critico, però dice non c'è dolo critico, in cui accenna alla mancanza di ricostruzione del ruolo che il generale Mario Mori avrebbe avuto nelle vicende di cui si parla nel libro. Io gli ho già risposto su Facebook, lui dice
è un tassello mancante quello del ruolo di Mori. E io dico no, non è un tassello mancante, perché essendo stato assolto il generale Mori, due volte è stato assolto, in due processi è stato assolto, non è un tassello mancante, è un particolare del tutto ininfluente ormai ai fini della ricostruzione del libro. Perché dobbiamo metterci d'accordo, o crediamo alla giustizia o non ci crediamo. Io credo allo Stato di diritto e quindi penso che se Silvio Berlusconi viene condannato in via definitiva dal Tribunale, dai Tribunali della Repubblica, debba farsi da parte, dovrebbe avere almeno questo buon gusto di farsi da parte. Al tempo stesso però, se un generale dei Carabinieri viene assolto, noi non possiamo continuare a considerarlo un colpevole, è un innocente. Ma io ero convinto che generale Mori fosse innocente, io ero convinto da tempo, tant'è che avevo fatto con lui prima di questo un altro libro ad alto rischio per la Mondadori, in cui ricostruivo un po' la storia delle operazioni di questo, io vorrei definirlo proprio così, straordinario uomo di intelligence, uno straordinario investigatore come ce ne sono pochi, come ce ne sono stati pochi nella storia investigativa italiana, che è finito sotto inchiesta e quindi neutralizzato proprio perché è troppo bravo. L'Italia è questo paese veramente curioso, dove chi tocca dei fili sensibili o muore o viene neutralizzato attraverso altri sistemi. Il generale Mori non è stato ammazzato come il suo sodale Giovanni Falcone, come l'altro suo sodale Paolo Borsellino, perché era finito un mondo di cui poi parleremo, perché era finita una fase della storia di cui poi parleremo, ma è stato neutralizzato per via giudiziaria perché aveva proseguito quell'indagine che Falcone e Borsellino gli avevano commissionato, e cioè l'indagine sulla mafia e gli appalti, cioè sui rapporti tra la mafia criminale con l'alta mafia dei colletti bianchi, cioè quella delle grandi relazioni politico-istituzionali, delle grandi relazioni economiche, la mafia imprenditoriale, cioè quella mafia che è intoccabile. E ha colpito questa mafia attraverso operazioni di polizia giudiziaria condotte non con i sistemi burocratici delle inchieste di polizia giudiziaria, il maresciallo che si presenti a casa di uno, mi dica come si chiama, che cosa ha fatto ieri sera, dov'era l'altra mattina, e poi magari sì, venga con me in caserma. Cioè, no, il generale Mori, che arriva dalla scuola di Carlo Alberto Dalla Chiesa, la scuola dell'antiterrorismo, della lotta al terrorismo condotta anche attraverso e con sistemi non ortodossi, lui con il ROS, attraverso il ROS, faceva operazioni coperte. Non so quanti di voi, per intenderci, hanno visto il film bellissimo americano con Al Pacino e Johnny Depp, Donnie Brasco. Il generale Mori lavorava così, cioè infiltrava propri uomini dentro le organizzazioni mafiose, cercava fonti dentro le organizzazioni mafiose ai livelli più alti, perché esattamente come Dalla Chiesa all'epoca della lotta al terrorismo, anche lui credeva e crede tuttora che la lotta contro nemici così forti e così complessi come la mafia e il terrorismo non può essere vinta se non si conquista una superiorità strategica rispetto al nemico, che è la superiorità informativa. Cioè conoscere il nemico meglio di quanto il nemico conosca lo Stato. Questo è quello che faceva il generale
Mori, e per questo è finito nei guai. Quindi non è un tassello mancante, ma è un'ingiustizia consumata nei confronti di un uomo di Stato che, per fortuna, i tribunali hanno finora in due processi riconosciuto innocente, e vedremo che cosa accadrà nel caso. Sì, tra l'altro, dimenticavo di dire all'inizio, Giovanni ha fatto un lavoro, negli anni, se si guarda la sua bibliografia, è un lavoro sempre di indagine, cioè quello che il cronista deve fare dopo, no? Il giornalista vero deve fare, cioè andare a prendere le carte, leggerle e poi rendercele fruibili a noi. Prima ha affrontato prima l'argomento, prima con il terrorismo e poi con la mafia. Sulla mafia ha scritto un bel po' di libri, tra cui quello che si diceva prima, quello di Generale Mori, quindi un libro prezioso anche per il futuro. In questo libro invece fa una cronistoria, in pratica, della trattativa tra lo Stato e la mafia. Io nel leggerlo ho visto che ci sono in pratica tre momenti cruciali in questa storia, almeno dal mio punto di vista. La partenza, cioè quando le truppe, quando i mille sbarcano in Sicilia, lì è preceduta da una trattativa tra lo Stato e la mafia. Il periodo, diciamo, del finto mito, così l'hai definito, giusto, del prefetto Mori, che è un altro Mori, cioè il periodo in pratica del fascismo, e quello che è stato sulle pagine di tutti i giornali fino a poco tempo fa, ma che ritornerà fra poco sulle pagine di tutti i giornali, che è il periodo del 92-93, soprattutto dopo la caduta del muro. Allora, io direi di partire dal primo periodo, perché ci sono, a cui Fasanella dedica molto di questo libro, però ci sono degli eventi curiosi. Il libro è attraversato anche da personaggi curiosi, dal mio punto di vista, cioè personaggi da film, soprattutto le prime pagine del libro si trovano dei personaggi da film, non le primissime, perché le primissime Giovanni le dedica a presentare due confessioni soprattutto, una che era stata già anticipata in altri libri. Una è di Cossiga, una di Violante e una di un personaggio molto curioso, molto interessante, che è il rappresentante in Italia del governo americano, l'ambasciatore Bartolomeo, che è un personaggio molto curioso. Io direi di dedicare una parte anche a lui della nostra chiacchierata, perché si capisce quanto l'Italia ha contato per gli Stati Uniti e il perché di molte scelte, insomma, anche della politica italiana. Allora, io partirei dalla prima trattativa, cioè quella di, parliamo di Crispi. Sì, seguiamo sicuramente il tuo filo, però mi permetti, diciamo, di fare una rapida premessa, poi torniamo al 92-93, però vorrei fissare un punto, perché è importante capire poi quello che c'è stato prima e quello che è venuto dopo il 92-93. Io non so se ricordate quei due anni veramente tragici della storia italiana, quando sembra una fase fatta, ma in realtà mai questa frase ha un significato così concreto, drammaticamente concreto, come in questo caso, quando l'Italia è arrivata davvero a un passo dal baratro. Il 92-93, caduta del muro di Berlino, fine della Prima Repubblica, Tangentopoli, una crisi finanziaria drammatica, con un attacco
picco speculativo alla lira. Ricordate Amato, che notte tempo fa il famoso prelievo dai conti bancari, lo sciopero dei bot indetto dalla Lega, che se fosse riuscito lo Stato non avrebbe avuto più i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici e sarebbe stato, come si dice oggi, il default. Questo era il contesto. E in questo contesto si inserì una strategia terroristico-stragista, di cui la mafia è stata il braccio armato, ma non l'unica protagonista. Vedremo poi dopo, ripercorrendo il filo della nostra storia, quali altre forze hanno agito in quel periodo accanto o dietro o sopra la mafia. L'omicidio di Lima, che inaugura nel marzo del 1992 una serie di omicidi eccellenti, dopo Lima tanti altri, e Falcone e Borsellino. E poi le stragi di Roma, Milano, Firenze, via dei Georgofili. E poi l'autobomba, la 500 carica di tritolo piazzata a poche decine di metri da Palazzo Chigi, destinata ad esplodere esattamente nel momento in cui sarebbero passati di lì il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'epoca, Oscar Luigi Scalfa e Carlo Azeglio Ciampi. Se non fosse stata scoperta, se fosse esplosa, avrebbero fatto secchi in un colpo solo il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Il tentativo di colpo di Stato, espressione non usata da me nel libro, ma dal Ministro dell'Interno dell'epoca, Vincenzo Scotti, e poi da Ciampi, quando divenne Presidente della Repubblica a sua volta. E in questo contesto la Lega, in questo contesto drammatico, la Lega che proclama la secessione, la Repubblica del Nord, e al Sud la mafia che organizza le sue leghe per la secessione del Sud. Questo era il contesto del 1992-93, un contesto già di episodi drammatici, tragici, ai quali la magistratura non è riuscita a dare una spiegazione che regga. La spiegazione io tento di darla, la risposta al perché avvenne tutto questo in quel periodo, io tento di darla attraverso un viaggio a ritroso nei nostri 150 anni di storia in Italia, perché sono sempre stato convinto che nel 92-93 ci è cascato addosso il peso della nostra storia, le contraddizioni irrisolte, i nodi non sciolti della nostra storia piena di traumi, di ferite mai curate e mai guarite. È tutto un colpo. Noi abbiamo rischiato di rimanere schiacciato sotto questa nostra storia. Bene, allora, se voi possiamo rapidamente allora riprendere il filo di questa storia malata, perché di questo stiamo parlando, di una storia malata e di una storia mai raccontata all'opinione pubblica e quindi mai elaborata. E come tutti i traumi che non vengono mai elaborati, noi ci illudiamo che non siano innocui, non facciano più danni. In realtà sono lì che continuano a creare, a produrre magma incandescente che risale in superficie a ogni sollecitazione esterna che evochi il momento del trauma. Ecco perché l'Italia è costantemente un paese prigioniero della propria storia, un paese in cui il passato non passa mai, in cui persino la storia dei mille della spedizione di Garibaldi è ancora oggi oggetto di dibattito politico e di cronaca di attualità.
perché il rapporto tra Stato e mafia comincia esattamente allora, quando Garibaldi prepara la spedizione dei Mille, lo sbarco a Marsala, e un anno prima, nel 1859, manda lì Francesco Crispi, uno dei cospiratori più bravi dell'epoca, manda Francesco Crispi, il quale, trovandosi parecchio a suo agio tra i salotti della grande aristocrazia siciliana e i bassifondi dei picciotti, perché c'era un legame, la mafia di allora non era la mafia come l'abbiamo conosciuto come l'abbiamo conosciuta dopo. La mafia di allora, i picciotti, erano gli uomini che difendevano le proprietà della grande aristocrazia terriera, perché se c'erano dei contadini che rompevano le balle, come si dice a Oxford, la mafia e i picciotti intervenivano per rimetterli immediatamente in riga. Questa è la mafia. Non è vero che la mafia ha radici nel malessere sociale. La mafia è sempre stata una forma di potere brutale che è stata al servizio dei potenti per colpire i più deboli. E Crispi reclutò picciotti per Garibaldi. Quando Garibaldi sbarcò a Marsala, e poi ad aprirgli le porte di Palermo furono i picciotti, messi a disposizione dalle grandi famiglie dell'aristocrazia siciliana. E quando risalì verso Napoli, il suo esercito fu ingrossato grazie ad altri picciotti reclutati dai picciotti, e quando arrivò a Napoli, sciolta la polizia borbonica, ecco, vedete la nostra storia anche un po' buffa, dico, persino comica e paradossale, a mantenere l'ordine pubblico venne chiamata la Camorra, cioè i commissari di pubblica sicurezza a Napoli erano diretti da uomini della Camorra e i poliziotti erano dei camorristi. E poi vi domandate perché erano queste forme di criminalità nel corso dei decenni sono cresciute. Ecco, questa era la mafia primitiva, la mafia che aiutò Garibaldi, e questo tipo di mafia naturalmente, dopo i servizi resi alla causa unitaria, se così possiamo dire, naturalmente venne premiata, perché il suo ruolo e il suo potere crebbe via via diventando una forza sempre più radicata, sempre più legata al potere da un rapporto di dare avere. Organizzava il consenso per le classi dominanti e per i partiti di governo, aiutava le grandi proprietà terriere a reprimere le rivolte contadini, contadini che chiedevano pane, che avevano creduto in Garibaldi nella liberazione dai Borbone, pensando che avrebbe portato il progresso, e che invece trovarono, ebbero in cambio tutt'altre cose. E la mafia aiutò a reprimere nel sangue le rivolte dei contadini. Ecco, quindi nel periodo che va dal Risorgimento alla fine dell'Italia liberale, questo rapporto tra mafia e potere è strettissimo. Poi non so se vuoi farmi una domanda, posso continuare col fascismo, chiudiamo rapidamente perché sennò la faccio troppo lunga. Allora, e quindi poi diciamo due parole ancora, perché la parte più interessante è quella che viene dopo, quella che comincia con lo sbarco degli anglo-americani del 1943. Allora chiudiamo questo capitolo con il fascismo. Il fascismo naturalmente era tale lo scandalo per il dilagare del potere mafioso che non si poteva chiudere gli occhi. E il fascismo effettivamente, attraverso il prefetto di Ferro Mori, intervenne in Sicilia, intervenne anche in modo brutale. Interi paesi vennero
quasi rasi al suolo, ci furono retate con centinaia e centinaia di arresti di picciotti e di mafiosi. E con queste operazioni il fascismo ha nutrito la propria propaganda attraverso il mito del prefetto di ferro, cioè il prefetto Mori che arriva in Sicilia e mette finalmente le cose a posto. Questo è un mito che dura ancora oggi. Le cose sono andate un po' diversamente, perché se si prova a squarciare il velo della propaganda e a vedere che cosa c'è oltre, ci accorgiamo dell'esistenza di una realtà completamente diversa. È vero che i fascisti, che Mussolini, che arrestò la mafia criminale, la zavorra criminale malavitosa, ma perché era diventata inutile? Perché il fascismo, una volta sciolti i partiti politici, una volta sciolte le organizzazioni sindacali, una volta abolita ogni possibilità di protesta sociale, ogni libertà di pensiero, di parola, eccetera, 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 non, le classi dominanti della Sicilia non avevano più bisogno di usare il potere malavitoso per mettere a posto i sediziosi. Quindi il fascismo si liberò di questa zavorra, ma l'alta mafia, la mafia finanziaria, la mafia economica, la mafia imprenditoriale, la mafia delle grandi relazioni che aveva mantenuto i rapporti con il potere durante il periodo dell'Italia liberale, si riciclò nel regime fascista e divenne parte integrante della classe dirigente del regime fascista in Sicilia. Io nei tre punti cardine che ho fatto prima ne ho lasciato indietro uno, ma non è un caso, sono preparato, non è un caso, nel senso che i tre punti, dal mio punto di vista, anche per colpa mia, erano i tre punti dove il libro mi ha dato più sorpresa, nel senso che tutta la trattativa pre-unitaria per me è stata una sorpresa e tutto il ragionamento, diciamo, sul prefetto di ferro, il prefetto Mori, quindi un finto mito, è stata anch'essa una sorpresa dal mio punto di vista. Quella che è stata meno una sorpresa, ma credo di interpretare anche perché lì si è scritto molto, invece, si è scritto molto ed è stata fatta anche, c'era anche una filmografia ad hoc su questi temi, il tema dello sbarco. Allora, sul tema dello sbarco, che riprende, no? Perché se la storia sono dei corsi e dei corsi storici, riprende lo sbarco dei Mille anche lì. Qui entrano però in gioco alcune figure e io, oltre al disegno generale sullo sbarco degli alleati, ti chiedo di inquadrare alcune figure. Dalla parte, diciamo, dei buoni, intesa non dal tuo libro, ma intesa nell'opinione pubblica in generale, e dalla parte dei cattivi della mano. Perché ci sono, secondo me, alcune figure da film, non a caso una di queste, Lucky Luciano, è stato un film di un altro ricercatore importante della storia italiana, che è Francesco Rosi. Niente, io ti chiedo di tratteggiare un attimo lo sbarco e di far capire però a fondo il motivo della trattativa tra gli americani e uno Stato che non esisteva, lo Stato italiano costituendo, e la mafia dell'epoca. Sì, allora bisogna partire dal 1942, la guerra in Europa era già cominciata ma gli Stati Uniti erano ancora lì a guardare. L'episodio che cambia lo scenario è l'attacco giapponese a Pearl Harbor. L'America decide a quel punto di intervenire e di entrare in guerra. La prima cosa che fa nel programmare il proprio sforzo bellico è
fare in modo che non si ripeta un'altra Pirlandia e quindi difendere i porti e difendere in modo particolare i porti della costa atlantica da quale sarebbero partite le spedizioni per l'Europa. E a chi si rivolge per difendere i posti della costa atlantica minacciati dai sottomarini tedeschi che stavano al largo e dalle quinte colonne del fascismo dentro la comunità italo-americana? Si rivolge a Lucky Luciano, il boss, il capo delle cinque famiglie di New York che controllavano i porti della costa atlantica attraverso il sindacato dei portuali. Lucky Luciano era in galera, era stato condannato a 50 anni di carcere per i suoi delitti. I servizi segreti della Marina americana vanno a trovarlo in carcere e avviano una trattativa con lui. Ci aiuti a difendere i porti della costa atlantica? Se ci aiuti, noi in cambio ti liberiamo. E Lucky Luciano aiuta l'America a difendere, cioè alla mafia siciliana italo-americana vengono affidati compiti, veri e propri compiti di polizia e di intelligence nei porti di New York e negli altri posti atlantici. E in cambio Lucky Luciano viene mandato in Italia. Lo cacciano, fanno finta di cacciarlo, gli americani in realtà lo spediscono libero in Italia. Perché stanno già programmando lo sbarco in Sicilia. Infatti gli americani sbarcano in Marocco, gli inglesi dall'Egitto, sconfiggono i nazifascisti nell'Africa del Nord e sbarcano in Sicilia. Nel frattempo Lucky Luciano con gli agenti dei servizi, tutto quello che dico è documentato e ci sono documenti anche dei servizi segreti americani, dei segretati che io ho consultato, che pubblico, e Lucky Luciano fa da intermediario tra i servizi segreti della Marina militare americana e i capi delle famiglie di Cosa Nostra siciliane per creare le condizioni logistiche e di intelligence, cioè informative, perché lo sbarco anglo-americano avvenga nelle condizioni migliori, come di fatti succede. Sbarcati in Sicilia gli anglo-americani, naturalmente i mafiosi vengono premiati perché molti di loro diventano sindaci. Potete vedere i sindaci delle città della Sicilia liberata americana, sono tutti capi di famiglie mafiose. Però 1944, altro anno cruciale in cui cambia nuovamente lo scenario, perché il nazifascismo è virtualmente sconfitto. La guerra continua, ma l'esito è scontato, perché dopo la sconfitta di Stalingrado i nazisti non possono più arrivare ai pozzi petroliferi di Baku nel Mar Nero e quindi il loro esercito è una macchina senza benzina, una macchina che sta per andare in bagno. La guerra è conclusa, ma qui c'è anche l'intervento del Vaticano, di Pio XII, il quale ha un'ossessione, la sua ossessione non si chiama Hitler, la sua ossessione non si chiama Benito Mussolini, l'ossessione di Pio XII si chiama comunismo. E Pio XII allerta gli anglo-americani, guardate che adesso, 1944, il pericolo non sono i nazifascisti, il pericolo col quale di qui a qualche mese dovremo fare i conti si chiama comunismo. E gli inglesi sono ancora più allarmati di Pio XII, tant'è che Winston Churchill dice agli americani: no, forse abbiamo scannato il maiale, e parlava così, io capisco testualmente, forse abbiamo scannato il maiale sbagliato, il maiale giusto è Giuseppe Stalin, avremmo dovuto eliminare prima Stalin e forse poi Hitler e Benito Mussolini. Nel 1944, quando questo scenario muta di nuovo, succede una cosa del tutto paradossale
ancora una volta, di cui non si è mai parlato, di cui la storiografia ufficiale non ha mai parlato, ma che oggi noi possiamo dire con assoluta tranquillità e sicurezza perché è documentato. Dal 1944 si combattevano due guerre contemporaneamente, una ufficiale tra anglo-americani e la resistenza italiana contro il nazifascismo, l'altra segreta. Dentro questa guerra ce n'era un'altra segreta, che era quella degli anglo-americani, della Chiesa, delle formazioni partigiane anticomuniste e delle formazioni della Repubblica Sociale, a cominciare dalla famigerata decima massa di Junio Valerio Borghese e dei suoi battaglioni d'eccellenza contro la resistenza comunista. Questa è una guerra segreta di cui nessuno ha mai parlato. Quindi in quel 1944, in previsione della lotta da condurre contro il comunismo nel dopoguerra, in Sicilia, che per ragioni strategiche, geopolitiche, era era l'area più importante del Mediterraneo, perché era proprio al centro di quello scacchiere, e quindi mantenerne il controllo era assolutamente vitale per qualsiasi strategia del dopoguerra. In Sicilia gli anglo-americani, con la benedizione di Pio XII, che cosa fanno? Creano un vero e proprio esercito clandestino da impiegare clandestinamente, segretamente, contro il comunismo dopo la guerra. Possiamo naturalmente poi decidere, ognuno dal proprio punto di vista, se i comunisti fossero effettivamente una minaccia oppure no, questo è un altro discorso. Per ora noi raccontiamo i fatti, senza giudicarli, e i fatti sono questi: crearono un esercito clandestino per la lotta al comunismo, formato sulle cosche mafiose e sui reparti della Repubblica Sociale Italiana, ex reparti della Repubblica Sociale Italiana, inglobati nei apparati anglo-americani. Si creò questa alleanza segreta destinata a durare e ad essere utilizzato durante tutto l'arco della Guerra Fredda. Diremo tra poco della Guerra Fredda. Prima vorrei chiudere il cerchio. Gli americani creano in Sicilia quindi questo nuovo equilibrio di potere anticomunista basato sulla mafia. La mafia è il perno di questo equilibrio. E che cosa fanno? L'ultimo atto di re Umberto, prima di abdicare e di andarsene in esilio in Portogallo, è l'approvazione del decreto che concede alla Sicilia lo status di regione autonoma. Pensate un po', alla Sicilia viene concesso lo status di regione autonoma ancor prima dell'approvazione della Costituzione italiana, e attraverso quel decreto non solo viene concesso alla Sicilia lo status di regione autonoma, ma vengono istituiti tutta una serie di enti, di organismi, di consorzi attraverso i quali affluivano milioni e milioni e milioni di dollari e di lire, cioè le chiavi per gestire il potere reale dell'isola. E lo Stato si rifiutò di mandare in Sicilia i propri funzionari per dirigere questi enti, lasciando di fatto alla mafia e ai suoi alleati il potere discrezionale di selezionare il personale. Quindi, in definitiva, venne consegnata la Sicilia alla mafia e al suo potere. Non solo, ma questo equilibrio di potere, costruito tra il 1943 e il 1946, nel 1947, e questo è l'atto che determina tutto
tutto quello che è avvenuto nei decenni successivi viene blindato attraverso addirittura il trattato di pace che Stati Uniti e inglesi imposero alle autorità italiane. In quel trattato di pace c'era un articolo aggiuntivo perché venne aggiunto appena all'ultimo momento, che era l'articolo 16, il quale dice, anzi dice, perché quel trattato, ahimè, credo che sia tuttora in vigore e non sappiamo per qual è la sua durata temporale, quando scade, quando finisce, questo non lo sappiamo ancora, ma quell'articolo 16 dice: le autorità italiane, io cito a memoria, può darsi che sbagli qualche virgola e qualche punto, ma la sostanza è questa, nel libro comunque c'è il testo integrale: le autorità italiane si impegnano a garantire l'impunità ai cittadini che hanno aiutato la causa alleata tra il 1943 e l'anno dell'entrata in vigore del presente trattato, cioè dall'anno dello sbarco fino alla clausola aggiuntiva. Ma non solo, tra i documenti allegati a quel trattato di pace ce n'era uno di importanza fondamentale che è ancora oggi coperto da segreto, ed era la lista, cioè l'elenco dei cittadini italiani ai quali lo Stato avrebbe dovuto garantire l'impunità. Chi erano quei cittadini italiani che non dovevano essere toccati, che dovevano essere garantiti dall'impunità? Erano uomini della mafia, erano uomini ex repubblichini destinati a diventare famosi, tristemente famosi negli anni successivi, o perché boss mafiosi o perché implicati in episodi di stragismo terroristico durante la strategia della tensione. Tu hai affrontato un tema che è quello dell'anticomunismo. Io, leggendo il libro, ho scoperto, in casa mia probabilmente, ma ho scoperto anche qui alcune novità. Tu non c'è. Una cosa che siamo scordati di dire all'inizio è che tutto il libro ha delle note, e le note rimandano a documenti ufficiali, quindi non è una favola, ecco, insomma, è storia vera. Parli di, poi dopo andiamo a finire un po' più avanti sulla storia, ma parli del pericolo comunista affrontato in questo modo, però parli anche di una possibilità, di un reale pericolo comunista, cioè dalle carte del segretario del Cremlino si evince che almeno in 3 occasioni l'Unione Sovietica ha studiato in maniera reale questa invasione, e anche questo non dico che è una sorpresa totale perché potevamo immaginarcelo, ma che salti fuori in maniera reale da delle carte vere è stata parzialmente una sorpresa. Cioè la Pax garantita in pratica da Togliatti per anni tra l'Est e l'Ovest in Italia non era del tutto reale, nel senso che in molte occasioni l'Unione Sovietica ha studiato come penetrare nella penisola italiana. Vi chiedo anche qui un breve passaggio, poi andiamo a grande. L'incubo del dopoguerra è stato per molti il comunismo. Reale o no che fosse, quello che conta è la percezione che si aveva di questo pericolo. C'erano forze da quest'altra parte della cortina di ferro che temevano il comunismo e che temevano un'invasione sovietica. In effetti, sulla base, e che si preparavano a fronteggiare questa eventualità, e che in molti casi intervennero
per impedire che si creassero condizioni per, bisognerebbe distinguere, ma lo faremo dopo, condizioni per un, diciamo, una crescita del comunismo in Italia. In effetti questo pericolo, sempre sulla base dei documenti, non era totalmente immaginario, perché dall'altra parte della cortina di ferro si studiavano scenari, ipotizzavano scenari di invasione dell'Europa occidentale, dell'ipotesi di un nuovo conflitto mondiale, di una terza guerra mondiale, quindi studiamo l'ipotesi di invasione dell'Europa occidentale, un'invasione, un attacco sovietico contro l'Europa occidentale, come risulta da tante carte dei servizi segreti ungheresi. Sarebbe partito dalla Ungheria, da lì nella, avrebbe seguito la direttrice Europa centrale, quindi la Germania, che era il ventre molle dell'Europa, e poi dall'Ungheria attraverso la Jugoslavia in Italia, l'altro confine caldo, diciamo così, in quegli anni. E una volta sfondata la linea a nord-est, le armate del patto di Varsavia prevedevano l'occupazione dell'Italia del nord, e quindi di tutte le città del triangolo industriale, della pianura padana e così via. Questo quindi era un pericolo, era un rischio, era un'ipotesi valutata dagli analisti militari dell'intelligence del patto di Varsavia e percepita come un pericolo forte dagli ambienti anticomunisti italiani. Io devo dire però che credo poco, perché c'era stata Yalta, a Yalta sovietici, inglesi, americani si erano spartito il mondo in aree di influenza, l'Italia era finita da quest'altra parte della cortina di ferro, era stata assegnata agli anglo-americani, mentre i sovietici si erano presa tutta l'Europa dell'Est, c'erano clausole del trattato di Yalta, che clausole segrete, anche quelle che consentivano agli anglo-americani, alla NATO, di fare tutto quello che volevano nel loro campo, e contemporaneamente ai sovietici di fare tutto quello che volevano nel loro campo. In Italia si potevano mettere le bombe, si poteva ammazzare, si potevano ipotizzare colpi di Stato, poi parleremo anche di questo, senza che nessuno potesse dire niente, mentre dall'altra parte i sovietici potevano invadere la Germania Est nel 1953, l'Ungheria nel 1956, la Cecoslovacchia nel 1968 e così via, senza che da quest'altra parte avessero da ridire. Sì, c'è vero, c'erano delle proteste, si arrabbiavano quelli della NATO, degli anticomunisti dell'Occidente, si arrabbiavano, dice, ma come avete invaso la Cecoslovacchia? Però oltre questo non andavano, perché tutti sapevano che quelli potevano fare di là quello che volevano, questi potevano di fare di qua quello che volevano. Quindi una vera e propria invasione delle truppe del patto sovietico io non credo. Era sicuramente uno scenario previsto, una simulazione. Se scoppia la guerra, noi facciamo questo. In realtà in Italia il problema vero era il Partito Comunista. Il Partito Comunista Italiano certamente era un animale piuttosto complicato, perché aveva diverse sfaccettature. Era un partito che aveva contribuito alla sconfitta del nazifascismo, alla conquista della democrazia in Italia e alla scrittura
figura della Costituzione repubblicana e democratica, al tempo stesso alcune sue componenti avevano rapporti, diciamo, con il mondo sovietico, per cui questo creava qualche problema. Però la dirigenza del Partito Comunista Italiano, da Togliatti a Longo a Berlinguer, non credo che avessero intenzione di andare dall'altra parte. C'è una battuta rimasta famosa di Giulio Andreotti, era famosissimo per le sue battute fulminanti, e lui diceva di Togliatti che quando seppe il risultato delle elezioni del 18 aprile del 1948, che assegnarono la maggioranza assoluta alla Democrazia Cristiana, alla coalizione anticomunista, Togliatti in cuor suo ne fu felice. E io ci credo, perché tutto lo sviluppo, l'evoluzione della linea politica del Partito Comunista Italiano fino a Berlinguer, alla fine vorrei dire qualcosa anche su Berlinguer, un personaggio del quale questo paese ha perso memoria, ma con Aldo Moro ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra storia politica. Cioè, tutta l'evoluzione della linea del Partito Comunista andava in una direzione opposta, cioè venivano da quest'altra parte del mondo, cioè stava stretto a loro il rapporto con il mondo sovietico, e rappresentavano una minaccia per gli stessi equilibri interni dei regimi dell'Est. Poi vedremo perché. Ma questo era il problema per tanti, come dire, anticomunisti viscerali, anticomunisti irrazionali, a cui non più che la paura dell'invasione sovietica, del comunismo, che i comunisti andassero al governo, era la paura del fatto che se i comunisti fossero andati al governo, questo avrebbe in qualche modo comportato delle conseguenze per la nostra politica estera e per la nostra politica sociale. C'erano interessi conservatrici che non potevano consentire che questo avvenisse. Posso aggiungere una cosa? Solo per concludere. Naturalmente lo stesso discorso andrebbe fatto anche per l'altra parte, la Democrazia Cristiana. Il problema era speculare e opposto, perché anche la Democrazia Cristiana viveva lo stesso problema del partito Comunista. La Democrazia Cristiana era un partito che mal sopportava questo controllo così ferreo da parte delle potenze atlantiche, da parte degli Stati Uniti dell'Inghilterra, e che, pur mantenendo, diciamo, la barra orientata verso la NATO, verso l'Occidente, comunque cercava col Partito Comunista, col nemico comunista, un terreno d'incontro che consentisse, come di fatto è avvenuto, al paese di reggere in situazioni, in contesti anche drammatici. Tu hai parlato dei due personaggi, diciamo, chiave, cioè quelli che probabilmente nella storia dei due partiti che si sono fronteggiati per 50 anni hanno ascoltato meno le voci che gli arrivavano dalle due potenze, cioè Moro e Berlinguer. Però prima c'è stato un periodo, 10 anni tragici della storia italiana, che è il periodo delle stragi, in cui rivengono a galla, cioè, personaggi che tu affronti prima, cioè nella trattativa degli angloamericani dello sbarco in Sicilia, Borghese, vengono a galla altri personaggi che danno una mano a una parte deviata dello Stato per controllare il pericolo comunista, quindi le stragi. E
si culmina questo periodo con un accordo tra i comunisti e i democristiani per un governo comune. Anche qui però, tu sei un esperto anche del terrorismo brigatista e del terrorismo rosso. Ha scritto Giovanni Fasanella un bel libro con Franceschini, che è uno dei capi, dei fondatori delle Brigate Rosse, quindi io ti direi di analizzare, sempre prendendo spunto il nostro libro, questo periodo che però anche all'interno della Democrazia Cristiana ha dei personaggi che poi faranno molta carriera dopo, che salteranno fuori dopo, che sono in due organizzazioni parallele allo Stato, che sono Gladio e la P2. Ti chiedo di affrontare questi due argomenti partendo appunto sempre dal discorso della trattativa, nel senso che vengono a galla dei personaggi tenuti un attimo in panchina. Allora qui bisognerebbe aprire un altro scenario. Allora, restiamo per un momento sulla paura del comunismo. Reale o presunta o fantasiosa che fosse, sicuramente era un pericolo percepito, come dicevo prima, e essendo un pericolo percepito, da questa parte della cortina di ferro ci si era attrezzati per contrastarlo. Era stato creato quell'esercito, quell'apparato clandestino di cui parlavo prima in Sicilia, poi erano state create tutta una serie di organizzazioni segrete, Gladio per esempio era una di queste, ma anche la P2 era una delle organizzazioni segrete da utilizzare contro il comunismo. Quindi, diciamo, questo era lo scenario della guerra fredda. Però questo per il pericolo percepito, in realtà, e di questo non si parla mai, c'era un pericolo molto, ma molto più concreto, ed era la politica estera italiana. Verso la fine della guerra, Winston Churchill, e questo è un documento di fondamentale importanza e vorrei citarlo, convocò il premier britannico, convocò il nunzio apostolico a Londra per affidargli un messaggio diretto a Pio XII. Il contenuto di questo messaggio era la dottrina britannica sull'Italia, e Churchill gli disse: guardate, a Yalta noi ci siamo divisi il mondo in aree di influenza, l'Italia sarà da questa parte, i sovietici sono d'accordo e americani e sovietici daranno a noi inglesi una sorta di diritto a una supervisione sull'Italia. Quindi qui si ha uno scenario completamente diverso e sorprendente, cioè il rapporto tra inglesi e italiani. Questo è un filo parallelo che scorre continuamente nella storia italiana dal Risorgimento in poi. Se prendete una cartina geografica, vedete che l'Inghilterra è un'isola, la Gran Bretagna è un'isola del Nord Europa. I suoi interessi coloniali erano in Nord Africa, in Africa, in Medio Oriente e in Estremo Oriente. E tra la Gran Bretagna e i suoi interessi coloniali c'era il Mediterraneo, e al centro del Mediterraneo l'Italia, e al centro del Mediterraneo la Sicilia. Quindi per l'Inghilterra la Sicilia e l'Italia avevano assunto una funzione di fondamentale
importanza strategica almeno a partire dalla notizia che i francesi stavano progettando lo scavo del canale di Suez. Perché era diventato importante? Perché gli inglesi sapevano che una volta scavato il canale di Suez, per i loro traffici con i loro domini coloniali non avevano più bisogno di circumnavigare il Capo di Buona Speranza, ma potevano passare attraverso il Mediterraneo, il canale di Suez, con vantaggi economici enormi. Quindi per loro il controllo dell'Italia e della Sicilia era diventato di fondamentale importanza, tant'è che avevano presidi in Sicilia, a Marsala. Garibaldi sbatte a Marsala mica per niente, con l'industria del vino, e in altre zone interne della Sicilia dove c'erano miniere di zolfo. Lo zolfo era una risorsa strategica per la macchina bellica dell'epoca. Quindi gli inglesi avevano appetiti sull'Italia già dal periodo pre-risorgimentale. Questi appetiti divennero ancora più forti quando si passò dall'era dello zolfo all'era del petrolio. Ecco l'altro filo segreto che percorre la storia italiana per l'intero Novecento e ancora oggi. È una storia ancora in corso. Il petrolio, la guerra per il petrolio. Allora Churchill dice al nunzio apostolico, cioè l'Italia sarà sotto la supervisione britannica ed è bene che si sappia che non potrà mai fare tre cose. La prima è avere un regime politico, cito testualmente, un regime politico pienamente democratico, quindi il Partito Comunista è mai al governo con la Democrazia Cristiana, e va bene. La seconda, una politica estera autonoma e in modo particolare una politica mediterranea ed energetica autonoma. Ogni passo in questa direzione il governo italiano deve concordarlo preventivamente con il governo britannico. La terza cosa, una politica della sicurezza autonoma. Quindi tutti i capi degli apparati italiani, dei servizi, delle forze armate, eccetera, 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 non dovevano dipendere dal potere politico italiano, come avviene in tutti i paesi normali, ma direttamente dagli inglesi e dalla catena di comando apparata. Questa era la condizione dell'Italia al momento della firma del trattato di pace. Un boccone amaro per noi, perché se voi andate a vedere su YouTube c'è ancora De Gasperi quasi con le lacrime agli occhi alla conferenza di pace di Parigi, in cui dice: io percepisco tutto l'odio e il disprezzo in questa sala nei nostri confronti, so che è tutto contro di me tranne la vostra personale cortesia. L'Italia viene trattata come in effetti è e come non ci hanno mai raccontato, cioè come un paese sconfitto in guerra, soggetto quindi al controllo delle potenze vincitrici. L'Inghilterra aveva bisogno del petrolio come dell'aria per poter mantenere il proprio impero coloniale. L'Italia del dopoguerra aveva bisogno del petrolio come dell'aria per poter ricostruire la propria economia. E c'era una parte della classe dirigente italiana che accettava supinamente queste imposizioni esterne, ma c'era un'altra parte, scusate l'espressione un po' oxfordiana, con le palle della nostra classe dirigente che non accettava questa imposizione. Enrico Mattei, per citare il primo nome,
Enrico Mattei venne messo al presiedere l'AGIP con il compito di scioglierla, perché gli inglesi e le sette sorelle non volevano che l'Italia avesse un proprio ente petrolifero pubblico, perché doveva dipendere dalle compagnie britanniche. Enrico Mattei, invece di sciogliere l'AGIP, fonda l'ENI nel 1953, e attraverso l'ENI cambia le regole dello scambio petrolifero imposto dalla Gran Bretagna e dalle altre compagnie petrolifere. Scusate questa digressione, ma è importante, perché sono tutti fili che si connettono tra loro. E dice ai paesi produttori: guardate, gli inglesi e le altre compagnie vi danno il 50% e si tengono per sé l'altro 50%. Noi vi diamo il 75% e per noi ci teniamo il 25%. E quindi i produttori di petrolio cominciano, perché lo trovano più conveniente, a fare affari con l'Italia e con l'ENI di Mattei. E l'Inghilterra e le altre compagnie petrolifere perdono via via commesse, perdono via via affari, e i loro paesi perdono via via influenza, perché l'altro aspetto della politica lungimirante di Mattei, ma non solo di Mattei, direi di gran parte della classe dirigente dell'epoca, compresa quella comunista, era l'aiuto concreto ai paesi del terzo mondo che volevano liberarsi dal dominio coloniale francese e inglese. Gli uomini di Mattei partivano da Roma con le valigie piene di soldi e le portavano ai movimenti di liberazione nazionale. L'Italia di Mattei era diventata una spina nel fianco degli interessi della Gran Bretagna. Dai documenti che ho trovato negli archivi inglesi, Mattei viene definito un pericolo mortale per gli interessi britannici nel mondo, un'escrescenza, una verruca da rimuovere ad ogni costo e in ogni modo. Ci provano, non ci riescono, e dopo un po', come dice un altro documento, abbiamo tentato in tutti i modi di fermarlo, non ci siamo riusciti, forse è arrivato il momento di passare la pratica alla nostra intelligence. 6 mesi prima della morte di Enrico Mattei in un incidente aereo, che oggi sappiamo con certezza anche sul piano giudiziario, perché una sentenza lo ha stabilito, non fu un incidente aereo, ma fu un sabotaggio provocato da elementi esterni. Io non voglio stabilire qui un rapporto meccanico di causa e effetto tra la verruca che doveva essere e l'intelligence che doveva occuparsi da cosa è la morte di Enrico Mattei, ma qualche dubbio quantomeno mi viene. Allora, dopo Mattei, il continuatore di quella politica si chiama Aldo Moro. Aldo Moro è il continuatore della politica mediterranea ed energetica di Mattei. E nel periodo moroteo della storia italiana il nostro paese aggiunge influenza ad influenza. Mattei aveva portato dalla parte italiana l'Egitto, l'Iran, l'Iraq, e tanti altri paesi dell'Africa e del Medio Oriente. Moro portò dalla parte italiana la Libia. Nel 1900 arrivo, non è questo per sviare la tua domanda, ma perché stiamo arrivando lì. E nel settembre del 1900, quanti giorni è agosto? 30 o 31? Ecco, è nella notte tra il 31 agosto e il 1 di settembre del 1969 in Libia c'è un colpo di Stato organizzato in un albergo di Abano Terme in provincia di Padova dai servizi segreti italiani, che depone
il re filo britannico Idris e porta al potere un giovane ufficiale libico istruito, addestrato nelle accademie militari italiane, che si chiamava Muammar Gheddafi. Nel settembre del 1969, e questo è l'evento che cambia completamente l'equilibrio nell'area del Mediterraneo e nella zona petrolifero, e lo cambia per un lungo periodo a favore dell'Italia. E da quel momento gli inglesi cominciano a porsi il problema, visto che non erano riusciti a neutralizzare la politica italiana con la morte di Mattei, cominciano a porsi il problema di come neutralizzare la politica energetica italiana con altri sistemi, con altri sistemi. E inizia la strategia delle bombe, e ritorniamo al 43 e a quell'equilibrio. In tutta la fase dello stragismo che comincia con Piazza Fontana il 12 dicembre del 69, pochi, due mesi dopo, tre mesi dopo il colpo di Stato in Libia, si attiva tutto quell'apparato per la guerra clandestina che era stato costruito dopo lo sbarco. E noi vediamo in tutta la fase dello stragismo uomini delle organizzazioni neofasciste e neonaziste insieme ad elementi mafiosi in tutti gli episodi di terrorismo stragista, lo stesso terrorismo stragista che abbiamo conosciuto nel 1992-1993, tant'è che oggi il Presidente del Senato Pietro Grasso dice: forse dobbiamo istituire una commissione parlamentare d'inchiesta per indagare sulle stragi del 92-93, rintracciando il filo che le collega alle stragi neofasciste del 69 e quelle che vengono negli anni successivi. Io mi fermo qui perché sono stato un po' lungo, ma sono tanti i tasselli da mettere insieme per ricostruire il quadro. Ci sarebbe da parlare ancora di Moro, ma io concedo una pausa. Si potrebbe stare qua giorni, perché la storia italiana, appunto perché siamo in quella posizione che diceva prima Giovanni, insomma, in mezzo al Mediterraneo, quindi importante per la politica energetica, fondamentale per la politica energetica del resto d'Europa, e siamo stati per 50 anni l'ultima terra insomma, che ci divideva dalla cortina di ferro, quindi è un andirivieni di storie segrete, perché la storia ufficiale alcune cose in questi anni non l'ha potuta raccontare perché le carte erano segretate. Ancora oggi alcune carte sono segretate, non so, immagino il segreto di Stato sul portale della Ginestra, bisognerebbe citare tantissime altre occasioni, però l'ora è tarda, poi se c'è qualche domanda io lasciavo poi la parola a voi con un'ultima domanda a Giovanni, che è questa, con la promessa che stavolta mi è più breve. Sia più breve. No, un'ultima domanda che è questa: nel libro non c'è un'accusa vera e propria alla trattativa, gli uomini dello Stato che vengono affrontati nel libro non è che vengono condannati in toto, non c'è un giudizio insomma sulla trattativa, quindi io ti chiedo a questo punto di darci un tuo giudizio sulle trattative, perché poi la trattativa Stato-Mafia ha avuto diversi, come abbiamo capito, diversi percorsi. Quello che è sicuro è che la frase con cui concludi, che metti nella quarta copertina di Pietro Grasso, è fondamentale, cioè c'è ancora tanto lavoro da fare da parte degli intellettuali italiani, insomma, perché la magistratura non chiarirà mai tutti gli aspetti
o perlomeno chiarirà gli aspetti penali della faccenda, ma non chiarirà tutti gli aspetti fondamentali che stanno alla radice poi degli aspetti penali. Quindi secondo me molti di quelli che in questi anni hanno perso tempo, magari diciamo una chiacchierata a venire a Bedogna, hanno perso tempo a guardare dal buco della serratura alcune particolarità della trattativa, dovrebbero ricostruire, come tu hai fatto bene in questo libro, il perché di alcuni aspetti della trattativa. Però la domanda è sempre quella di prima: un giudizio, perché non sempre le trattative che tu hai affrontato hanno portato a periodi bui, anzi molte delle trattative che tu hai affrontato hanno portato a periodi non splendidi ma migliori di quelli che si raccoglievano prima. Ma io quando ricostruisco vicende storiche tendo a non dare dei giudizi di tipo morale, non perché io sia una morale, intendiamoci, ma perché non avrebbe senso. Cioè, ci scandalizziamo perché Garibaldi usò i picciotti, cosa facciamo? Gli mandiamo in groia, lo facciamo arrestare? Facciamo arrestare Crispi, facciamo arrestare Giolitti, facciamo arrestare Eisenhower, facciamo arrestare Winston Churchill. So, che senso ha affrontare da un punto di vista giudiziario questo aspetto del problema? Semmai la magistratura deve scoprire e punire chi ha assassinato Falcone, chi ha assassinato Borsellino, chi ha messo le bombe, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non può, diciamo, districare, non può pretendere, come pure ha detto Ingroia, di ricostruire la storia in un'aula di tribunale. In un'aula di tribunale si valutano le prove e si puniscono i colpevoli. La storia la ricostruiscono gli storici. E allora voi direte, ma tu sei un giornalista, dice, allora che c'entri? Questo è il punto, è un'anomalia che un giornalista di attualità, un giornalista di cronaca, si debba occupare di fatti storici per cercare di interpretare il presente. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella storiografia italiana. Quando sono andato a Londra a cercare tra le carte ed ho trovato centinaia e centinaia di documenti sui rapporti tra Gran Bretagna e Italia, sui rapporti tra i servizi segreti inglesi e la mafia, i servizi segreti inglesi e Junio Valerio Borghese, mi sono accorto che nessuno storico italiano era andato a vederli. E mi sono occupato persino della morte misteriosa di Cavour e negli archivi inglesi ho trovato relazioni dell'ambasciatore inglese a Torino durante il Risorgimento, il quale diceva al suo ministro degli esteri: guardate che è stato avvelenato, guardate che Cavour è stato assassinato. Ma io che ho letto tutte le biografie di eminenti storici del Risorgimento e le biografie di Cavour, non ho trovato un accenno alle relazioni, sì, qualche voce su misteri, dietrologie sulla morte di Cavour, no, relazioni diplomatiche di un ambasciatore di una potenza importante qual era l'Inghilterra, allora, per le vicende italiane al proprio governo, in cui si dice l'hanno assassinato i suoi medici, niente, e quindi che volete che vi dica, è un lavoro, quindi che fa un giornalista? Io ricostruisco, non giudico. Saranno poi i lettori a trarne le conseguenze. Una trattativa, che vuol dire una trattativa? Se si trattò, come io penso, per impedire che l'Italia si spezzasse, che cosa c'è? Viva Dio, santo cielo! Avremmo preferito che l'Italia saltasse sulle bombe, che l'Italia si spezzasse, che ci fosse il colpo di Stato? Se si trattò per altre cose, allora il discorso è diverso.
se a trattare furono quei politici che avevano legami con la mafia e trattarono non per impedire che il paese andasse a rotoli, ma trattarono per difendere propri privilegi, questo è un altro discorso. Se a trattare furono, come io penso che fu, la vera trattativa fu quella tra i referenti internazionali della mafia e le coste siciliane. Qui ovviamente bisogna andare con molta leggerezza, e allora mi limito, per chiudere la risposta, a parlare del personaggio che tu hai citato prima, l'ambasciatore americano Reginald Bartholomew. Allora, tutto quello che abbiamo detto finora, a partire dallo sbarco del 1943, adesso si capisce che senso ha alla luce di quello che fece Reginald Bartholomew. Reginald Bartholomew era ambasciatore americano a Bruxelles, alla NATO, nel 1993, che aveva concluso il suo mandato lì ed era stato destinato in Israele. Stava partendo, aveva già presentato le credenziali al governo israeliano, che le aveva accettato, aveva preparato le valigie, quando arrivò una telefonata di Clinton. Siamo nella tarda primavera del 1993, le bombe a Roma, Milano, via dei Georgofili, l'autobomba davanti a Palazzo Chigi. E Clinton disse: lei non va più in Israele, lei va in Italia. E l'ambasciatore, sorpreso, disse: ma perché in Italia? Perché proprio io? E Clinton gli rispose: perché data la situazione che si è creata in Italia e della situazione che vi ho descritto all'inizio, a Roma ci serve un diplomatico di carriera con il suo curriculum, un professionista con il suo curriculum. E io, quando intervistai Bartholomew a lungo, gli chiesi: ma scusi, ma lei che curriculum ha? Lui chiamò la sua segretaria e portò un elenco di tutte le operazioni alle quali aveva partecipato dall'inizio degli anni 80 in poi. Sono operazioni che io non cito in ordine cronologico, perché potrei sbagliarmi, ma così come viene, insomma, era stato in Bosnia all'epoca della guerra civile, dopo il crollo della Jugoslavia, era stato a Cipro all'epoca della guerra civile tra i greco-ciprioti e i turco-ciprioti, era stato a Teheran all'epoca della crisi degli ostaggi americani, era stato in piazza Tiananmen all'epoca della rivolta, da Pechino, era stato in Iraq all'epoca della guerra nel Golfo, era stato in Libano all'epoca della guerra, cioè così via, cioè era stato in quasi tutti i teatri di guerre civili e di guerre dall'inizio degli anni 80 in poi. E Clinton voleva un personaggio con le sue caratteristiche, con le sue capacità, che era intervenuto in situazioni di crisi per difendere gli interessi americani e che ora doveva venire in Italia per risolvere la situazione italiana che stava esplodendo. Questo fece Bartholomew, venne in Italia per stabilizzare il sistema che stava crollando. Come lo fece? Mi fermo qui, in attesa di altri documenti, e quando avremo altri documenti potremo rispondere a questa domanda.